volevamo parlare anche di comunicazione e condivisione delle informazioni durante le sessioni di mercato tra direttore sportivo e ovviamente tutto quello che c'è dietro, perché non è, a volte è una sola persona, ma la maggior parte delle volte sono più dipartimenti: legale, segreteria sportiva, dipartimento finanziario, eccetera, dipartimento marketing a volte, perché si fanno su giocatori. Oh, ad esempio, abbiamo visto oggi, no, anche l'annuncio di Mourinho, che chiaramente ha anche una componente di marketing molto importante, Assolutamente. il tifoso difficilmente riesce a percepire, però ovviamente l'addetto al lavoro diciamo, capisce immediatamente. A questo proposito, quanto è importante? Perché noi sappiamo quello che diciamo lo stato dell'arte, che è stato fino a poco tempo fa, quindi magari io mi immagino il direttore sportivo che con un agente fa una trattativa, diciamo, abbastanza basilare, senza il supporto, come dicevi tu, di troppe informazioni, ma soprattutto anche perché la trattativa è puramente sui numeri, magari del trasferimento, del bonus, eccetera, eccetera, e poi si torna a casa, ognuno rispettivamente a casa propria, e poi si fanno le analisi, poi si ritorna per fare una seconda trattativa. Quanto può invece essere importante velocizzare questa cosa e farlo in real time? E qui rientra ovviamente il discorso delle competenze trasversali di entrambi. Beh, io appunto parlando di un ipotetico direttore sportivo 2.0, prima di sedermi al tavolo in futuro fare le analisi, ecco, quindi anche poi appunto come dicevamo prima, people, process, technology, grazie alla tecnologia noi sappiamo anche quel giocatore, anche insomma, facciamo l'esempio di un rinnovo, con dei report, delle statistiche, il giocatore quanto è utile alla squadra, quante volte si è infortunato, lo status di performance, eccetera, ma anche per esempio dal marketing, quali sono i suoi numeri social, ma anche poi come si pone, diciamo, verso la fan base. Questo insieme di informazioni, io fossi direttore sportivo, lo raccoglierei prima di mettermi al tavolo. Quindi poi davanti alla gente, ovviamente poi inizia la trattativa, però andrei preparato e ovviamente un software come Iterpro, comunque diciamo i nostri competitors, aiuta molto. Noi Marco siamo andati fino a che iniziasse la pandemia, giravamo tantissimo, non stavamo mai a casa, avevamo 3-4 voli a settimana, abbiamo visto tantissime realtà da Serie B, Serie C, top club e super top club, ragazzi con dei monte ingaggi superiori a 400 milioni di euro, quindi potete più o meno arrivare, non sono tantissimi. E abbiamo visto sia la gestione del processo proprio di calciomercato fatto con il vecchio e caro Excel, che comunque è il mio migliore amico, però a un certo punto, caro Excel, ci dovremmo salutare, e anche il processo di scouting fatto totalmente in maniera non dico destrutturata, perché comunque è strutturato, però via mail, via WhatsApp, dove poi le informazioni si perdono. E perdendo l'informazione si perde un'opportunità. Il calciomercato è velocissimo, è velocissimo. Cioè, io ho partecipato a un paio di trattative, due o tre trattative, comunque alle sessioni intere. Cambiano perché ovviamente la gente sta lì, poi dopo il pomeriggio stesso sta da un'altra squadra. Quindi si tratta di cogliere le opportunità. Chiaramente più preparato arrivi, più capisci se l'opportunità è da cogliere o no. Se non è nei tuoi parametri finanziari, chi se ne importa? Se tu hai un processo di scouting strutturato, avrai fatto un ranking, avrai messo una prima posizione, una prima scelta, una seconda scelta, vai, ci muoviamo subito sulla seconda scelta. Certo, dove quindi canalizzare gli sforzi e le energie, oltre che il budget, chiaramente, in modo tale poi avere una strategia che, come dicevi prima, è sostenibile.